Ragazzi, sentite cosa ho in mente di fare oggi. Allora, Kazu, ovvero il mio coinquilino, in questo momento è fuori casa, a casa di Ninna e Matti, mentre Crazy, cioè Crazy Bad, insomma, l'altro ragazzo che era con lui, è sempre a casa di Ninna e Matti. Perciò in questo momento io sono a casa da solo. E guardate un pochettino cosa ho qui di fianco. Ho preso un sacco di cose per spaventare i miei amici. Però fermi un attimo, loro sono usciti circa un'ora fa, quindi io non so esattamente quando tornano. Nel dubbio, magari sono già tornati a casa, non credo perché non li ho visti. Facciamo un giro di perlustrazione. Allora, controlliamo un pochettino la situazione qui. In stanza di Kazu non c'è nessuno, perfetto. Vediamo un pochettino se qualcuno si è nascosto nel bagno. No. Andiamo a controllare anche in camera mia, nel dubbio, perché secondo me qualcuno mi sta facendo un bello scherzetto. No, ok, non c'è nessuno. L'ultima cosa che rimane da controllare è il giardino. Magari qualche furfante si è messo qua fuori. Qui non vedo nessuno. Qui non vedo nessuno. Ok. Credo proprio di essere rimasto da solo in casa. Ok, possiamo iniziare con lo scherzo, ma dobbiamo fare super veloci perché loro potrebbero arrivare da un momento all'altro. E caso lo conosco, non mi avvisa mai quando torna a casa. Comunque raga, questa è tutta la roba che appunto ho preparato per fargli un bello scherzo, più un bel costume. E infatti qui c'è una maschera super spaventosa di Halloween, che già raga fa paura da sola. Cioè guardate che roba, sono già uno zombie di Halloween. Uno zombie, vabbè, un mostro di Halloween. Già solamente con questa, poi abbiamo molto altro. Qua abbiamo un mantello e per completare il nostro costume abbiamo o una falce, tipo la falce della morte per esempio, oppure una chiave inglese. La chiave inglese sembra più una cosa da venerdì 13, da Jason, insomma, quei mostri lì. Inoltre guardate un po' per tutto la... Cavolo. Vabbè, la lasciamo lì la faccia, tanto la useremo dopo. Per tutto l'arredamento, raga, guardate un pochettino che cosa abbiamo. Ranni di Halloween super spaventosi. Abbiamo un'altra maschera che non credo che nessuno userà perché sono da solo. Però un sacco di ragnatele in giro per la casa, zucche di Halloween. E veramente, raga, siamo pieni. Io direi che è giunta l'ora di creare il nostro costume. Iniziamo dal giacchetto, raga. Se vogliamo essere un mostro di Halloween, dobbiamo cambiare un po' aspetto. Quindi mi metterò questo giaccone completamente nero. E oltre al giaccone nero, direi che bisogna cambiare anche i pantaloni, raga, perché quale zombie ha i pantaloni di jeans blu, insomma, direi nessuno. Per continuare con il nostro costume, direi che un bel mantellino potrebbe essere quello che ci vuole. Ce lo mettiamo magari qua dietro in questo modo, ecco, magari sì, una cosa del genere, ecco. Sembro forse più un vampiro, in realtà però va bene. Guarda che roba, raga, dai, faccio paura solo così. È che in realtà per far paura forse non mi serviva nemmeno la maschera. Ma fortunatamente ce l'abbiamo. E infatti, raga, questa qui sarà la maschera che mi metterò, voilà, per spaventare tutti i miei amici. Oh mio Dio, sembro veramente uno zombie di Halloween. Cioè, che è uno zombie, un mostro, ecco. Guardate la trasformazione. Poi dobbiamo scegliere tra due accessori. Abbiamo o la falce oppure la chiave inglese. Qual è secondo voi l'accessorio che si addice di più al mio costume? Io direi la falce, molto più bella, molto più grande. Possiamo picchiare la gente. Beh, aspetta, questa forse non è una cosa che dovremmo fare, però diciamo che possiamo farlo, ecco. E come tocco finale, abbiamo il sangue finto, raga. Questo è il sangue finto che andrò a mettermi tipo sulle mani. Vai, aspetta. Ci sono, lo mettiamo sulla forca in questo modo. Oh mio Dio, raga, guardate che schifo, sembra ketchup. Stendiamo bene il sangue un pochettino ovunque su tutta la forca. Che schifo, ragazzi. Mamma mia, beh, vi giuro, raga, che fa veramente schifo. Più che altro sembra ketchup quello che si trova nei panini del McDonald's, però steso sulla forca. Beh, alla fine credo proprio che sia quasi ketchup. Forse se compravo il ketchup... Oh cavolo, mi sono sporcato. Ok, può funzionare. Io direi che sulla faccia non ce lo dobbiamo mettere perché tanto avremo già la maschera. Ma possiamo metterlo sulla maschera. Io direi che sulle mani, raga. Guardate che schifo che fa il sangue finto sulle mani. Mamma mia, veramente. Ho le mani tutte schifose, piene di sangue. Io direi che possiamo metterne ancora un pochettino. Sta però poco, raga, perché poi altrimenti è troppo. Ok, io direi che la trasformazione è completata. Mi manca solo la maschera, la forca. E poi in realtà è una falce, però vabbè, forca, falce, lo facciamo lì. E possiamo andare a spaventare tutti gli altri. Ma se ancora è stato per arrivare, dobbiamo muoverci. Ci siamo, ragazzi. Siamo pronti. Io sono pronto alla missione. Bella nostra missione. Sto nascondendo telecamere un pochettino in giro per la casa. Stanno per arrivare. Prepariamoci. Caso sa, raga, mi ha appena chiamato. Stanno per entrare dalla porta. Questa è la telecamera nascosta. Non vedo l'ora di fargli lo scherzo. Prendiamo la maschera e aspettiamo che entrino. Però voi quello... No, ma per quanto riguarda il rito di domani, non va. È abbastanza... Ah!
entra! È uscito fuori. Chi sei? Chi sei? Dimmi chi sei, altrimenti non apro! Dimmi chi sei, altrimenti non apro! Aperta la porta, cazzo! Guarda la sua faccia! C'è la telecamera nascosta! Crazy, vieni anche te! No, puoi fare, si scherzi però. Raga, buon Halloween! Buon Halloween! Ma che buon Halloween? Direi che ci siete cascati in piedi! No, dietro a voi fare queste cose! Scherzi continueranno! No, basta! Basta? Ho detto basta! Cosa significa la parola basta? Scherzi non sono di buon gusto, mi danno fastidio! Mi danno fastidio! Raga, sono passate circa 2 ore dal primo scherzo. Crazy e Kazu sono nella sua postazione. Mi sono rivestito, rimesso il mantello, rimesso un po' tutto. Siamo pronti per un altro scherzo. Intanto vediamo un po' che cavolo stanno facendo. Allora, vediamo un po' che stanno facendo. Oggi ragazzi siamo Zitti. Ok raga, loro stanno registrando, quindi non mi sentiranno nemmeno. Ora ci nascondiamo direttamente dentro il bagno, raga. Dentro alla doccia, ci sono. No raga, io aspetterò solamente che qualcuno entri in bagno e gli faremo un vero scherzo epico. Io direi raga che nel bagno dobbiamo nasconderci per forza all'interno della doccia. Ci metteremo qua dentro. Ora nascondo la fotocamera ovviamente. È passata circa un'altra oretta, ci siamo. Ho nascosto un'altra telecamera nascosta nella mia stanza. E raga, io mi andrò a nascondere dentro l'armadio. Loro si accorgeranno che non ci sono in casa dopo un po', direi. Insomma, mi andranno a cercare la prima stanza in cui verranno. E ovviamente la mia camera. E raga, sentite un po'. Io inizierò a far rumori dall'armadio e loro faranno paura ad aprirlo, perché insomma, i rumori dell'armadio sono brutti, ecco. Io direi che è tutto pronto, raga. La mia stanza è praticamente come prima, solo che tutti i cuscini sono disordinati. In questo modo sto allarmerando ancora di più, raga. Loro mi cercheranno per tutta la stanza e poi inizierò a fare un po' di rumori dall'armadio. Samu, dai, e basta con questi scherzi, che dobbiamo fare il video. Cap, dove sei? Cap! Samu! Cap! Ti ho detto basta con questi scherzi! Me l'ha fatto in camera mia! Guarda, nascondo sempre la fotocamera, non la vedi mai! Cioè, è una cosa incredibile! Oh, ti ho detto basta! Non devi fare. Sono io! Ti ho detto basta, lo so che... Non sono io! Oh! Ma non è la... non è manco la fotocamera! Ma... Che cos'è lì? Fra... Che cos'è? Oh! No, wait... No... Fra... Ho detto basta! Non sono io!